Buonasera telespettatori e alle telespettatrici di Televita, siamo insieme all'onorevole Luca Romagnoli per il secondo incontro eh, si presenta l'elezione all insieme alla destra di Storace e di Sant'Anche Onorevole, parliamo del Kosovo, perché è l'argomento di attualità eh, che tiene banco in questo momento. Kosovo che sta diventando una polveriera, eh, sì. ci vuole spiegare un pochettino che cosa sta accadendo? Beh, beh diciamo che il Kosovo è una polveriera e anche una miniera di delinquenza esportata in tutta Europa e anche un po' crogiolo di, di, di malaffare e di lavaggio di panni sporchi. Eh, europei ormai da diversi anni. Il Kosovo è a tutti gli effetti una regione, una provincia della Serbia, fra l'altro, con. uno Adesso diventa indipendente, ecco, al rango a, di Repubblica. Sì, ecco, 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 questa è un'assurdità. Io, ovviamente, eh, mi sono detto contro, come contro si sono dette tante persone di, di buona ragionevolezza che non si può fare di una regione, di una provincia che comunque fra l'altro gode di una ampia autonomia nell'ambito della, della Serbia già, mh, francamente ne godeva già prima quando era Jugoslavia sotto tito aveva comunque uno stato eh, di eh, autonomia senz'altro buono non si può fare uno Stato violando il diritto internazionale perché questo è quello che in effetti è stato fatto io vorrei semplicemente fare un esempio ci sono in Europa tante altre situazioni eh, che potrebbero prendere spunto dalla si situazione. È un precedente in si è creato modo. un precedente pericolosissimo. Allora, perché no la Corsica? Anzi, la Corsica ha un'identità eh, culturale, un'identità eh, storica, tradizionale assai marcata, assai differente da quella francese, e allora in questo modo si dà eh, ampia ragione agli indipendentisti corsi. E potremmo fare altri esempi: la Spagna, ma c'è un esempio che eh, mh, meriterebbe l'indipendenza e invece non si parla di riconoscergli l'indipendenza, è quella proprio delle Fiandre in Belgio, che sono una identità culturale, eh, una identità storica, un'identità geografica distinta eh, fondamentalmente da quella vallona eh, e nessuno si è mai messo eh, in testa, a parte gi giustamente i flams a parte giustamente i fiamminghi che da sempre rivendicano un'indipendenza, un ecco, ma nessuno si è mai eh, posto il problema di riconoscere eh, l'indipendenza delle Fiandre. È come le Fiandre sono... non si fa e poi si riconosce invece l'indipendenza di una regione solo perché negli ultimi 50 anni la sua popolazione di etnia albanese è aumentata nei numeri c'è un maggiore incremento demografico di quell'etnia. Quella, 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 quell improvvisamente sono diventati diciamo, la maggioranza della popolazione perdendo l'indipendenza. È come se da noi i nostri eh, calabresi di origini albanesi e tra qualche anno, tra qualche decennio eh, diventassero eh, la maggioranza e chiedessero l'indipendenza certo. dalla Calabria, insomma ecco, questo è quello che è avvenuto in Kosovo Ma a proposito dell'Italia eh. effettivamente ci sono anche eh, delle regioni in cui si chiede l'indipendenza, pensiamo ad esempio alle regioni ricche dell'Italia, la famosa Badania, anche loro eh. vorrebbero l'indipendenza certo, certo, forse eh, la riusciranno ad ottenere sì. a questo punto Beh, Diciamo il Borghezio, Borghezio, tale simpaticissimo collega Borghezio ha ovviamente ha approfittato dell'occasione in Parlamento europeo l'altro giorno per rivendicare l'indipendenza della, della, della Padania, anche lui però scordando che le situazioni sono un po' diverse. Intanto quella che lui chiama Padania non è un'entità storica, geografica, culturale, è un'entità politica che loro della Lega hanno inventato, ma che non ha una distinzione se non fosse per la valle del, del, del Po che, che po, la separa certo, giusto dell'Italia ma non ha, non ha nessun senso primo e, secondo poi è una minoranza eh, che, che cosa vuole dire Borghezio? Vuole rivendicare che loro sono una minoranza economica, una minoranza finanziaria del paese, cioè la parte più piccola e più ricca del paese, e per questo su, su questa base vuole chiedere indipendenza. Francamente fa un po' ridere, è una situazione completamente diversa da quella che. Che è, è a però consumo, è ovvio certo. che questo apre la porta a tantissime altre rivendicazioni. Alcune un po' francamente ridicole, come quella che ha fatto Borghezio, ma altre che invece avrebbero e hanno molta più ragione di quella che si è accordata a Kosovo. E allora ci sono i Paesi Baschi, e allora c'è la Catalogna, e potremmo continuare con tantissimi sì, altri Probabilmente vise. ogni paese allora d'Europa ha. Della, non ci scordiamo, ecco, eh, c'è una minoranza tedesca fortissima che a fine guerra è stata assegnata alla, eh, territorialmente alla Polonia. E Allora dico, quelli non avrebbero uh, maggior diritto e ragione di chiedere di rientrare certo. di, o quantomeno di rientrare uh, a far parte della Germania. Cioè ci sono una serie di situazioni che avrebbero delle giustificazioni storiche, politiche eh, e geografiche assai più forti di quella del Kosovo. È una forzatura voluta dalla Nato, voluta dagli Stati Uniti, voluta anche dalla Turchia e eh, 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 che francamente è inaccettabile. E parliamo un attimo della moratoria sull'aborto, sulla legge 194 la legge 194 ha compiuto 30 anni quindi è una legge che potremmo considerare vetusta comunque ha fatto il suo tempo la tecnologia in questo campo ha fatto passi da gigante e il limite delle 20 settimane fa sì che in qualche modo insomma, possa essere considerato più oggi rispetto a ieri un essere umano Ma, Le... guardi, io, io personalmente e ovviamente come partito eh... No, noi siamo contrari all'aborto, noi siamo contrari a, contrari a qualsiasi stabilimento della dignità dell'individuo, ma questo non lede la di... vali... no, dignità, mi... dell dignità della donna, la sua libertà, che è un cavallo di battaglia. Diciamo. La, la, la libertà di ogni individuo si deve fermare nel momento in cui va a incidere la libertà dell'individuo. In questo caso, la libertà di esistere un individuo, qui il discrimine tra chi ha una cultura tradizionale. Diciamo come me, che è poi anche la cultura di natura, non solo di tradizione, ed ha un sentire che, pur essendo laico, però vuole rivendicare fortemente la difesa della vita fin dal concepimento, è proprio questo. Per noi l'individuo è concepito ed è anche, credo scientificamente dimostrato è possessore di tutti gli attributi, tutte le caratteristiche dell'individuo fin dal concepimento. Per chi è diciamo, di ispirazione marxista, per chi comunque è di, di sinistra, invece l'individuo diviene tale solo quando si è fisicamente fisicamente formato e con tutta poi una serie di, 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 di discrimini chi dice che già è formato a tre mesi, chi secondo alcuni potrebbe essere abortito pure a otto mesi e, e 25 giorni, insomma c'è ecco, pure una, un, un discrimine ampio. Eh, ecco, questa è la vera differenza. Per me l'individuo è individuo, è vita e va difesa e ha gli stessi diritti e lo Stato si deve far carico di, quei, di, di, di quella. Di,